Siamo qui con l'assessore Davide Lazzari che il weekend scorso ha capitanato un team speciale pavese al Rallye di Force di Besançon in Francia. Assessore, come ha vissuto questa esperienza e in particolar modo come l'hanno vissuta Matteo e Giulia? È stata un'esperienza a dir poco grandiosa perché in questo meccanismo di comporre squadre con persone normodotate, persone disabili, fa davvero capire quanto è importante fare squadra per oltrepassare tutte le difficoltà. È stato un momento per me sotto l'aspetto umano grandioso, ma sotto l'aspetto proprio anche per i ragazzi li ho visti molto contenti perché molti di loro hanno fatto le attività che mai avrebbero pensato di riuscire a fare. Quindi questo è stato davvero un momento di abbattimento delle barriere che molto spesso sono barriere presenti nella nostra testa. Attività sportive Ma le attività sportive sono state davvero qualcosa per me di straordinario, perché molto spesso davanti alla persona con disabilità ci si ferma a dire riuscire a farlo o non riuscire a farla, invece davvero l'ho fatto dal basket, alle bocce, alla canoa, all'arrampicata su una parete verticale di 10 metri, insomma, abbiamo fatto queste attività sportive che impegnavano anche il fisico, ma anche attività didattiche, ludico-ricreative. Vi è stata qualche attività che ha, per così dire, intimorito qualche componente della squadra? Allora, Matteo ha avuto assolutamente paura della bicicletta, però è venuto con me sul tandem, quindi lì ha vinto la sua paura ed è stato contentissimo. E per quanto riguarda l'arrampicata, perché quella ho avuto anche un po' timore sull'arrampicata, perché 10 metri guardare giù è stato un attimino anche di vertigine, insomma. La cosa bella è che il sentirsi tutti i componenti di una squadra ha permesso a ciascuno di oltrepassare le proprie paure, perché la squadra doveva ottenere il risultato e quindi la squadra doveva andare avanti, e questa è stata una cosa molto bella, cioè sia Giulia che aveva il timore di andare in discesa con un mezzo che quando le discese erano abbastanza ripide, lei aveva timore nel scendere su questi mezzi, eppure ha avuto questa paura per non far indietreggiare la squadra dalle sue posizioni. Particolare sui ragazzi da raccontarci? Un aneddoto particolare no, quello che mi è rimasto impresso è la loro generosità nell'aiutare il prossimo nonostante le abbiano delle difficoltà oggettive. E quindi è stata questa una cosa straordinaria, cioè io ho visto Matteo abbracciare e dare una carezza a un ragazzo schizofrenico che muoveva solo la testa, io ho visto Giulia dire vi aiuto io a fare questa iniziativa, ma non portatemi in braccio che vado io con le stampelle, proprio per lavorare in squadra. Quindi questo è stato straordinario perché si vede davvero come molto spesso le barriere siano nella nostra testa e non in quello che vediamo, insomma. Alla fine di tutto, cosa si è portato a casa con sé da questa esperienza? Mi sono portato a casa la consapevolezza che le nostre città oggi sono appunto città che hanno ancora troppe barriere per le persone portatrici di disabilità, perché le prove volevano essere così estreme proprio perché il normodotato doveva anche rendersi conto della difficoltà che queste persone incontrano quotidianamente. E quindi ho davvero capito questo, e ho capito anche che molto probabilmente se noi fossimo un po' più comunità, un po' più famiglia, anche nelle persone che non conosciamo o conosciamo appena, molto probabilmente ne giocheremmo tutti, perché avremmo sì degli ambienti più a portata di mano, ma soprattutto avremmo più persone che aiutano le altre. E quindi è questo davvero il salto culturale che occorre fare. Le persone con disabilità sono persone esattamente come noi, che possono aiutarci loro come noi possiamo aiutare loro. Questo sarebbe davvero la sintesi di una società e di una comunità più solidale, più equa e più giusta.